Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Buongiorno. Oggi, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, nel Vangelo Gesù dice a Simone, uno dei dodici, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Pietro è un nome che ha più significati, può voler dire roccia, pietra o semplicemente sasso. Ed effettivamente, se guardiamo alla vita di Pietro, troviamo un po' tutti e tre questi aspetti del suo nome. Pietro è una roccia, in molti momenti è forte e saldo, genuino e generoso. Lascia tutto per seguire Gesù. Lo riconosce Cristo, figlio di Dio vivente, si tuffa in mare per andare veloce incontro al risorto. Poi, con franchezza e coraggio, annuncia Gesù nel Tempio, prima e dopo di essere stato arrestato e flagellato. La tradizione ci parla anche della sua fermezza di fronte al martirio, che avvenne proprio qui. Pietro, però, è anche una pietra. È una roccia e anche una pietra, adatta per offrire appoggio agli altri. Una pietra che, fondata su Cristo, fa da sostegno ai fratelli per la costruzione della Chiesa. Anche questo troviamo nella sua vita. Risponde alla chiamata di Gesù assieme ad Andrea, suo fratello, Giacomo e Giovanni. Conferma la volontà degli apostoli di seguire il Signore. Si prende cura di chi soffre, promuove e incoraggia il comune annuncio del Vangelo. E pietra è punto di riferimento affidabile per tutta la comunità. Pietro è roccia, è pietra e anche eppure sasso. Emerge spesso la sua piccolezza. A volte non capisce quello che Gesù sta facendo. Davanti al suo arresto si lascia prendere dalla paura, lo rinega, poi si pente e piange amaramente, ma non trova il coraggio di stare sotto la croce. Si rinchiude con gli altri nel cenacolo per timore a essere catturato. All'Antiochia si mostra imbarazzato a stare con i pagani convertiti e Paolo lo richiama alla coerenza su questo. Infine, secondo la tradizione del Quo Vadis, tenta di fuggire di fronte al martirio, ma incontra Gesù sulla strada e ritrova il coraggio di tornare indietro. In Pietro c'è tutto questo, la forza della roccia, la affidabilità della pietra e la piccolezza di un semplice sasso. Non è un superuomo, è un uomo come noi, come ognuno di noi, che dice sì a Gesù con generosità nella sua imperfezione. Ma proprio così, in lui, come in Paolo e in tutti i santi, appare che è Dio a rendersi forte con la sua grazia, a unirsi con la sua carità e a perdonarci con la sua misericordia. Ed è con questa umanità vera che lo Spirito forma la Chiesa. Pietro e Paolo sono state persone vere e noi oggi, più che mai, abbiamo bisogno di persone vere. Adesso guardiamoci allora dentro. E facciamo qualche domanda, a partire dalla roccia, dalla pietra e dal sasso. Dalla roccia, c'è in noi l'ardore, lo zelo, la passione per il Signore e per il Vangelo, o c'è qualcosa che si sgretola facilmente? E poi siamo pietre, non di inciampo, ma di costruzione per la Chiesa? Lavoriamo per l'unità? Ci interessiamo degli altri, specialmente dei più deboli? Infine, pensando al sasso, siamo consapevoli della nostra piccolezza e soprattutto nelle debolezze ci affidiamo al Signore che compie grandi cose con chi è umile e sincero? Maria, Regina degli Apostoli, ci aiuti a imitare la forza, la generosità e l'umiltà dei Santi Pietro e Paolo. Angelus Domini, un Salvit Maria. E concepi di Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vicencilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Digni officiamur per missione Jesus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua luce a Tei. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Che son unico tutus in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecis caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un caloroso saluto e un augurio speciale ai romani nella festa dei santi patroni Pietro e Paolo. Ringrazio la Proloco di Roma che per l'occasione ha organizzato l'infiorata storica realizzata da maestri infioratori di vari Proloco dell'Italia e giunta alla 10ª edizione. Sto guardando qualcuna da qui. Sono stati allestati dei bellissimi tappeti floreali ispirati alla pace e questo ci dice di non stancarsi, per favore, di pregare per la pace, specialmente per il popolo ucraino che è ogni giorno nel mio cuore. Rinnovo il mio saluto alla delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli che ha partecipato alla festa odierna e mando un abbraccio al mio caro fratello Sua Santità Bartolomeo. Saluto tutti voi, a cominciare dai fedeli venuti per festeggiare gli arcivescovi metropoliti per i quali stamattina ho benedetto il Pali, e poi i gruppi provenienti dal Brasile, Croazia, Messico, Nicaragua, Polonia, Stati Uniti d'America e da varie località italiane. A tutti auguro buona festa e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.